Ehi, salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio della Regnated Trilogy Spirito. E qua questo episodio è dedicato a questo livello qua, le torri incantate. Ah, comunque credo che ci avventureremo anche nei livelli del secondo mondo, perché questo è il mondo del Giardino del Sole qua. Quindi passiamo primo livello del Giardino del Sole, sarebbero le torri incantate. E ok. Quegli schifosi Rinnock ci hanno costretti a costruire una statua della maga, ma quando l'abbiamo finita lei si è lamentata che era troppo brutta. Secondo me è molto più bella dell'originale. Ok, dobbiamo. Ok. So che non si interrompe. Come cacchio faccio a sconfiggerlo? Questo qui. Sono rilassato nella mano. Dio, non me ne ero accorto di sto tizio. Credo che inizi a diventare difficile qua. Allora che man mano che proseguiamo con la storia principale diventa. I livelli diventano più difficili. Oddio, devo provare fino a là. Ok. Pensavo che dovevo liberarmi. Niente, non riesco a colpirlo, porca miseria. Ok. Porca miseria. Dio, per poco non mi facevo colpire, porca miseria. E proseguiamo avanti. Tanto ci sono altri nemici. Tanto dovrebbe essere questo la statua della maga, o mi sbaglio. Dio, tanto dove cacchio devo andare? What the fuck? Ah, di qua. Quindi dobbiamo distruggere la sala della maga. Ok. Madonna. Proprio l'ansia ogni volta che rischio di cadere qua. Porca miseria, è soccato come un coglione grande. Sapevo che poi fosse già partito dai livelli del Giardino del Sole. Iniziava già a diventare difficile qua. Non so in quale checkpoint vedremo le spawnate qua. Altro dove cacchio devo andare? Fatto, pure i nemici si sono respawnati e mi faccio colpire di nuovo. Fatto, non so dove andare là. So forse di qua. Non so. No, aspetta.
Ah, forse di qua dove andare. Cioè, tipo dove c'è la statua della maga. Ok, questo con... Che abbiamo distrutto la statua della maga. Intanto però non basta perché... mi sto... facendo colpire come un coglionazzo. Recuperiamo qua la vita di Spaxo, come ce l'ha. Sono quasi pronto a rivelare al mondo la mia ultima opera di arte quadrimensionale in tempo reale. L'ho intitolata Vieca Strega Esplosiva numero 9. Devi solo accendere i tre razzi che sono. Ah, i tre razzi. Infatti forse ne ho già asceso uno, perché... Quindi questo è il secondo razzo. E ne manca soltanto uno. Toppiamo questo coglioncello, porca miseria. Ci siamo bruciati le chiappe. Anzi, ci siamo bruciati le chiappe dragonesche. Tanto come cacchio faccio a librarmi? Ed ecco fatto, abbiamo distrutto la statua della zocca. Nascosto quest'uovo dentro la statua. Spero che l'esplosione non l'abbia cotto. Ok, non so quanti minuti ho registrato. Fatto, i livelli sono corti, non mi sbaglio. Senza contare che Plana fino all'isolotto. Dove cacchio è l'isolotto? Se questo dovrebbe essere l'isolotto, no. Ok, controllo un attimo quanti minuti ho registrato qua. Ok, 7 minuti di gameplay, credo che potrei ancora continuare, non so, boh. Esatto, ci ha liberato un passaggio dopo aver distrutto la statua della strega, mi sbaglio. Porca miseria. E sono caduto di nuovo. Cioè qua di questo passo rischio game over qua. Sperando di no. No, aspetta, ho ancora altre 8 vite. Ma se continuo a morire come un coglionazzo potrei comunque rischiare game over. Ok, che c'è qui dentro? Oddio. Ecco, la parte dello skateboard, oddio. E si sclera di nuovo con lo skateboard. Quindi probabilmente Hunter mi chiederà di spaccare il culo alle lucertole della minchia qua. Ok, Non è il parco per skate più fantastico che tu abbia mai visto. Quando avrai imparato qualche acrobazia, potrai fare un mucchio di punti in questo posto. Ti va? Cominciamo con qualcosa di facile. Per saltare da una rampa, premi salto. Ti mostrerò come si fa una volta e poi tu. Ok, ora prova a fare un giro a mezz'aria tenendo pre...
Bel giro! Ora vediamo le capriole. Sono proprio come i giri, solo che invece di virare a sinistra o a destra, devi muoverti avanti o indietro. Salta dalla rampa, tieni premuto azione e premi avanti o indietro. Hai talento! Vediamo se riesci a fare una rotazione nell'half pipe. Gli half pipe sono le rampe blu. Puoi fare una rotazione saltando dalla sommità. Ok. La rampa blu però non so dov'è. Io. Perfetto! Ora vediamo se riuscirai a fare un 900. Salta più in alto che puoi. Esegui due giri e mezzo in aria e poi atterra di nuovo sulla rampa. Ok, non ci riesco. Vabbè dai. Cioè potrei anche terminare qui questo episodio, non so. Vabbè, credo che vabbè dai. Il resto lo potrò fare anche in offline. Termina qui anche questo episodio della trilogia di Spyro 3. Credo che al prossimo episodio potrei fare anche un altro livello qua. Quindi non so come messo, è tutto, ci becchiamo alla prossima.